Abbiamo visto nei video precedenti come calcolare il volume del cilindro d'alluminio con la formula geometrica e abbiamo ottenuto questo valore. Però ricordiamo che il cilindro non era pieno, ma c'era un foro. Quindi il valore che abbiamo trovato, cioè questo, è sovrastimato rispetto al valore vero. Infatti dobbiamo togliere il volume vuoto, cioè il volume del foro. Il foro a sua volta è un altro cilindro di cui dobbiamo misurare il diametro, l'abbiamo già fatto, è 3 mm, 3 mm con l'incertezza di 1 mm e andiamo a misurare l'altezza, cioè la lunghezza di questo cilindro, ma già la conosciamo perché è il diametro del cilindro grande, quindi è 20 mm con l'incertezza di 1 mm. Quindi abbiamo già tutte le misure per calcolare il volume di questo foro vuoto. Attraverso la formula del cilindro, πr quadrato, l'area di base, cioè l'area di questo cerchio qui, per la lunghezza del cilindro che è 2r, cioè 20 mm. Per non confondere il raggio del foro con il raggio del cilindro, l'ho chiamato r piccolo, quello del foro, r grande, quello del cilindro. Questi infatti sono i diametri, 2r grande e 2r piccolo. Quindi andiamo a sostituire i valori, 2r grande 20 mm e il raggio del foro è la metà del diametro, tutto era 3 mm, quindi il raggio del foro è 1,5 mm. Sostituiamo i valori, facciamo i calcoli e viene 141 mm cubi, questo è il volume del foro. Lo portiamo in centimetri cubi, dividendo per 1000, 0,14 all'incirca. Ora possiamo perfezionare, migliorare il volume del nostro cilindro d'alluminio prendendo il valore di prima, che era il volume cosiddetto pieno, 17,59 cm cubi, e togliendo il volume del foro, 0,14 cm cubi. Il risultato è 17,45 cm cubi. Come incertezza possiamo prendere la stessa di prima, andrebbe ricalcolata, ma la cosa diventa molto complessa e poi alla fine il risultato cambia di pochissimo. Quindi prendiamo la stessa incertezza di prima e quindi aggiustiamo la misura, una cifra decimale, togliamo una cifra decimale qua, risultato finale 17,5 più o meno 2,1 millilitri. Vediamo che adesso, avendo tolto il foro, il volume geometrico si è perfettamente allineato come valore al volume che avevamo trovato prima col metodo dell'immersione. La misura con l'immersione rimane comunque più precisa, si vede che ha un intervallo che è praticamente la metà dell'altro geometrico. Qui ho sbagliato a scrivere gli estremi, è 19,6 e 15,4. Comunque tanto alla fine cambia poco perché le due misure sono compatibili e la misura riassuntiva è l'intersezione dei due intervalli, cioè è questo intervallo qua. Quindi di nuovo troviamo lo stesso valore riassuntivo di prima, cioè 17,5 più o meno 1,0 millilitri. Ecco, l'ho scritto qua e questo è il valore finale del nostro cilindro d'alluminio.